condotto. Promettimi, Sergio. Oh! Non ti hanno ancora capito che ste robe ti ha da lasciarle perderti. Ascolta, con tutti i bar a disposizione, proprio qua ti devi venire. Ah, sa perder, metti che una bella piega sola. E non te lo dico perché che a volte ti ha fatto una promessa a mia figlia, ma perché questo è un torneo di scopa serio, non per mezze tacche. Sì, signor, ti dice una mezza tacca, una carta destra quintise. Contro chi ti ha vinto l'ultima volta? Beppi Schissa. E prima? Tony Mazza. Moltoni, tutti moltoni, Gera. E d'altronde, uno come te, solo di moltoni poteva vincere. Ascolta, ti sei 25 anni che ti conosco. E sei 25 anni che ti metto addosso. E adesso voglio sapere perché. No, ti non ti vuoi saperlo. E invece sì, e voglio saperlo adesso. Ah sì, allora te lo dico. Perché ti avevi la stoffa per diventare un campione di scopa. Un numero uno, sì signore. E invece ti ha perso tempo e ti devi buttare a far l'abusivo da quattro schei. Beh, mica vivo facendo l'abusivo. Ah, e quello sarebbe viver, io chiamarei viver. Star tutto il giorno tra la poltrona e il frigo, tra il frigo e la poltrona. E così ti ha visto che sei diventato il numero uno. Ara! Oh, Sergio, perché non ti iscrivi al torneo? Che se fai una bella idala. A sapere, fa finta di niente, Sergio, fa finta di niente. Ma Sergio non va a coraggio di sfidare uno di noi. Nagaina è sì. Promettimelo. Sergio, promettimelo, dai. E ora, Sergio, ti iscrivi. Francesco! Pronti? Dammi il foglio di iscrizione! Bravo! Così si fa, Sergio! Ascolta, ma come ti farà a convincere mia figlia? La Giancarla? No! Me la sono d'attacco! Bravo! C'è qui fuori quel paziente a cui abbiamo amputato la gamba sinistra la scorsa settimana. Dice che deve parlarle! Sarà per via dei dolori! Dorothy, idea degli antidolorifici! Ma no, dottor Amos, non è per quello. È che rivuole indietro la scarpa di coccodrillo che era attaccata alla gamba. Operiamo. Ah, che uomo. Amore, ti ho mai detto quanto bene che te voglio. Cosa? Ah, una briciola. Non voglio mai che cascasse che ti sporco per terra. Sì, Sergio, se non ti è che ti te preoccupi di che abbricciola, ti mi ha già fatto una discarica qua intorno. No, guardami. Sta sentata. Ti dirò ti cade, ti devi stare qua tranquillo a guardarti la televisione. E dopo mi te lavo i piatti, vado a farti spese. Sergio, ma ti sta male? Ma se di solito non ti te assi neanche a partire il telecomando. Oh, hai visto, amore, che cosa è arrivato stamattina? I fiori per me. E chi venga mandai? Ad una donna fantastica con cui ho condiviso 25 anni meravigliosi. Tuo Sergio. Chi venga mandai ti? Fiori tra i fiori, vecchia. Sì, dai Sergio, ho capito, cosa ti vado a mandarmi? Ecco, vedi, uno alla volta un pensiero gentile. No, non te conoscesse Sergio, ma ti conosco. Dai, spara, dimmi cosa ti vado a mandarmi. Forza, ti dago 5 secondi. Ora siamo già a 2 e mezzo. 2 e tre quarti. 2 e tre quartissimo. 3. Mi sono iscritto a un torneo di carte. Io sapevo, Sergio. Manco mai che a volte ti mi avevi giurato che non ti avresti più fatto. Sì, però. Però cosa? Ma ti sei incosciente, Sergio? Ti sa che ti soffri della sindrome del 7 di spade. E il dottor ha detto che se ti giochi un'altra volta a scopa, ti potresti perdere altri 3 neuroni. E dopo con un neuron solo cosa ti fa? Vabbè, è il mio orgoglio, vale più di 3 neuroni. Mica vado lo stesso. Sì, vaghe, allora vaghe. Ma sappi che ti mega deluso tantissimo, Sergio. E il giorno in cui ti resterà bloccato come un vegetale sul tavolo di un'osteria, mi no che sarò. Ah!
o che ti credi che sia Silvestri Stallone? No, Sergio, no, Sergio, stammi a sentire così ti va fuori a misura! Non ti stai in equilibrio! Sergio, ti te muovi massati! Ciappa qua, ciappa sto spago, io sono caviglie e assa una cinquantina di centimetri! Sì, ma mi non ho mai vuo il gioco dei gambi! Non che entra il gioco dei gambi, è una questione di equilibrio! Anche Cianetto Primiera che aveva il tuo stesso problema e con sta cordicella qua avremmo risolto tutto! È il concetto, sì! Che se ti riesci a muoverti e buttar l'asso senza spaccare spago, allora ti resti in equilibrio e ti diventi pericoloso. Dai, riprova, dai, forza! Ti vedi che ti va già meglio, Sergio? Dai, insisti! Insisti! A proposito, Sergio, ascolta. In sto periodo, sai ben che mia figlia Giancarla ti alza si perde, eh? E donne, e tende voi sei gambe. No, no. È io parlare di... Beh, se sei parqueo, sei un tocco che... Anche a te, come me! Bravo, dai, 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 ricomincia! Dai più forte, Sergio! Dai più forte! Insisti! Oggi ho spago! Oggi ho spago! Dai, Sergio! Batti forte, dai, insisti! Oggi ho spago! Dai, dai, stai in equilibrio! Dai che ti va forte, Sergio! Un po' più piano, per cortesia. Oh, scusa, cioè la contessa deve studiare oggi. Ti ho disturba? Non volevo dire questo. Ah, ecco, allora, se non volevi dire questo, Chiara, sta zitta, fammi un piacere, sta zitta. Allora non ci siamo capiti. Ascolta, Chiara, qui mico da cercare da capire sempre tutti quanti dentro sta casa. Ma non sei mai nessuno che cerca di capirmi una volta. Ti ho disturbato, eh? Ti ho disturbato, non ti riesci a concentrarti. Ciappa! La mamma ha finito, va bene? Sei contenta? Lo so che stai sclerando per via di papà. E che se sei sempre in depre è perché non è facile vivere accanto ad un uomo che è l'opposto di ciò che significa essere umano. Ma tu devi essere Swiss. Oh, devi essere Swiss e capire che per lui questo torneo ha un significato. Ma certo queste cose non le puoi capire, perché alla fine esisti solo tu! Chiara! Chiara! Almeno non ho capito niente, non ho capito! Ti ha da essere appunto, Sergio! Ti ha da essere una mitragliatrice! Dai, forza! Asso, tre, re! Asso, tre, re! Asso, tre, re! Ti ha da essere come quello che se ne stava al dadrio ancora prima di andare in bagno! Dai, forza! Allora sì, tutti ti ricorderà come il granchio di via Garibaldi! Dai, forza! Asso, tre, re! Asso, tre, re! E a fa presto e a dire, mamma, devi cambiare! Cerca di capire! Sì, mammi, chi se che mi capisse? Maria Santa, che schifo! Dottor Ramos! Giancarlo! Per fortuna che sei qua, dottor Ramos! È stato tanto male! So tanto a via! Oggi si è anche rotta la lavatrice! Lo so, Giancarlo! La tua anima è una prognosi che non è mai stata riservata per me! Maria Santa! Oh! Allora adesso, Sergio! Ti insegno una roba che serve per migliorare la velocità, ti ha capito? Qualcosa è che ti porti sempre sta canottiera spussolosa? Perché porta fortuna! Ah, quella porta a me ti è altro che. Allora adesso ti vado a provare a ciappare a gallina. No, no, non ti sa che non bevo mai di mattina. Ma no, che a gallina è che ti intendi ti? Questa dico! A
Ai miei tempi, ciappare a gallina c'era la base di tutti gli allenamenti sulla velocità. Se ti riesci a ciappare questa, allora ti sei in grado di ciappare tutto, ti capisci? Oh, mi preferirei mangiarmi, come per una roba tanto deficiente. Ah, perché ti invece sei normale? Dai, proviamo! Ti sei pronto, Sergio? Dai. Pronti? Dai, forza! Forza, Sergio! Forza, Sergio! Dai, forza! Dai, Sergio! Sergio! Forza, Sergio! Dai, Sergio! Forza! Cos'è che sei? Niente, sì che... Giancarlo non aveva su sta storia. Ella comincia a piangere. Io non voglio che partecipi a sto torneo e forse che ha ragione io. Sì, che ha ragione io. Ne so, però è il fatto se, dottor... Sì, anche questa. Sì, grazie. È il fatto se che Sergio mio aveva promesso. Ma sa che se continua a giocare a carte e può dargli anche a perdere gli ultimi neuroni. Sì, ma vedi Giancarla, ogni giorno mi trovo ad avere tra le mani dei casi disperati. Lo so, dottor. Sì, però questi sono capi delicati. Bisogna che mi avami dopo a mamma, perché sennò dopo se mi infeltrisse. E ho capito che per salvarli devo credere ci sia una possibilità. E vuol dirmi, dottor, che mio marito è ormai un caso disperato? Umanamente sì, ma è per questo che quel torneo per lui è così importante. No, dottor, non stai a toccare che sei grande sporche di mio marito, ste qua. Mi toccava le con lanciafiamme queste. Senti, è ritornato. Voglio che adesso tu vada da lui e gli faccia sentire che gli sei vicina. Va. Sergio! 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 Oh! Quello che pensavo, Beccia, che se proprio non ti vuoi che partecipa a sto torneo, allora vorrà dire che... No! No, Sergio, anzi, mi dispiace che non ho capito me. E che sei una roba adesso che vorrei che ti ti facessi per me. Cosa? Fin qua. Cosa? Vinci! Vinci questo torneo, Sergio! Che cosa stiamo aspettando? Forza! 8.450! Dai, forza! 8.456! Sì, Sergio! Non mollare! Non mollare! Forza! Dai, Sergio, forte! Forza! Forza, Sergio, veloce! Più veloce! 99! 100! Dai, altrimenti, altrimenti! Giampa, sei qua! Giampia! Dai, forza! Dai, che ti puoi fargli! Ancora una mano! Ancora, Sergio! Ancora! Forza, Sergio, non mollare! 95! Dai, Sergio! 96! Ancora due, 97! 98! Partite! Michael! Bienvenido che
esponente, detentore del re. Guardalo, mamma, cioè è furissimo. Quanto tasso di colesterolo mai avuto? Il campio di Via Garibaldi, Sergio Baldao! Papà! Alla vostra destra, un campione che non ha bisogno di presentazioni. Sì. Il campione dei campioni. Sì. Passo capoto! Coraggio, figliolo, coraggio, dai! Ecco la campana, siamo all'inizio della partita del secolo. È subito Apoldo che attacca veloce, infilando una scopa, un set bello e poi un rebello. Baldan accusa visibilmente e Apoldo continua a centrarlo con una serie impressionante di scope di destro e di sinistro. Baldan barcolla, asso per Apoldo e per Baldan non c'è niente da fare, è al tappeto. La prima partita va assegnata al campione. È cominciata la seconda partita. Non è cambiato il tema di Apoldo, che continua con delle scope di destro e di sinistro. Il set bello è suo, ha già la napoletana fino al 3. Baldan è di nuovo al tappeto e anche questa seconda partita va aggiudicata al campione. Attenzione, la partita è terminata, ma i due continuano a beccarsi. Se spago è primiera. Oh, motto, ti fa solo la napoletana così. Sta attento, testa asso. Non vedevo, ti garotti i bastoni. Ho l'impressione che stiamo per assistere alla terza guerra mondiale. Dai, Sergio, dai, forse. Continua l'azione di Apoldo, che sembra dare più frutti di quella del Baldan. Un'altra partita nettamente vinta da Apoldo Crane. Non lo mollare, Sergio! Comincia a centrare i suoi tremendi sinistri e destri. La premiera è impattata, ma per il resto è tutto a favore di Baldan, che si aggiudica infatti questa partita. Vorrei sapere cosa passa per la testa ad Apoldo in questo momento. È la prima partita che perde. Apoldo è una furia scatenata. Baldan sta per crollare. Un'altra partita per il campione. Come va, Sergio? Che non te venga fuori il sindrome da primiera. No, tutto bene. Ora che se te vedo troppo in difficoltà, Sergio, ora che mi interrompo, eh! No, ti non ti interrompi niente! No, Sergio, mi butto al gessetto! Quello te coppa, Sergio! Siamo in perfetta parità. 7 partite vinte da ciascuno ed inizia la 15ª ed ultima partita. Apoldo sta già martellando Baldan con una serie incredibile di assi. Sembra quasi un mazzo truccato. Ma Baldan reagisce, è incredibile. Baldan trova la forza di reagire. E ora è Apoldo che, colto di sorpresa, accusa dei tremendi sinistro, rebello, 7 bello, cavallo di bastoni. Crane non riesce più a difendersi e per Baldan è facile colpirlo. Scopa col 2 di denari, ancora un 7, primiera! Ma ecco una rabbiosa reazione di Crane. Reazione di Sergio Baldan ora. Il campione viene raggiunto da due poderosi fanti destri. È un continuo botta e risposta. Re di Crane, cavallo di Baldan. Baldan ancora, Apoldo. Il campione viene bersagliato da Baldan. 1, 2, 3, 4 scope! Sempre così, Sergio, sempre così! Il campione così. In balia dello sfidante lo colpisce ripetutamente con dei 5 volanti. Chi farà questo punto sarà il nuovo campione. Crane non ce la fa! Il campione non ce la fa! Adesso! Non ce la fa! Adesso! Alzi, che sei! Sì, papà! E Sergio si è giunto a questa scala! Baldan ha vinto regolarmente! Sergio Baldan! L'otto di spade alla 15ª partita ed è il nuovo campione del mondo di scopa! Per il 25esimo memoria il Cialetto Primiera, Sergio Baldan! Ancora non mi credo che sia successo. Voglio ringraziarlo a Lupino che mi ha allenato.
Sergio, sei grande! Sei grande anche tu! E poi voglio ringraziare Dio! Dopo che volta che ho vinto all'otto, questa è la sera più bella della mia vita! E voglio dire una roba a mia mucella a casa! Sì, Sergio! Giancarlo! Te voglio tanto bene! Sì, Sergio! Te voglio bene anche a me, Sergio! Le nati, bi, erano nati, bi, questi, adesso che dico al Peppino, subito.